ragazzi, buongiorno. Ecco, sono un po' insonnolito, ancora la voce impastata, eccetera, eccetera. E non so neanche se mi vedo bene. Comunque, so, come avete visto, sono le 4 e qualcosa del mattino e sto andando all'aeroporto di Fiumicino, Roma Fiumicino, per partire per Tenerife. Inizia la nostra avventura oggi dalle 4 del mattino. Ci vediamo più tardi, regà, ci vediamo più tardi. Ai, che isla! Siamo arrivati, sono arrivato a Tenerife. Ragazzi, ho preso la macchina perché ovviamente con i mezzi non è fattibile. Vi consiglio Autoraisen, ragazzi, perché è la compagnia che ha i prezzi più bassi delle Canarie. Infatti, cioè, praticamente non è una multinazionale come le altre, merda la multinazionale, ma è praticamente una locale, Canaria locale. Allora, sono in partenza, allora vi faccio vedere subito. Allora, praticamente io sto tipo, oddio l'ombra, no, l'ombra è brutta. Io sto tipo da queste parti qua, non riesco a vedere niente, vabbè. Insomma, io sto qua al sud e devo andare qui dove si trova questo drago, questo albero, che praticamente sarebbe il drago, e lì è il code dello Svinos, eccolo qua. Il code, c'è sta scritto, si vede? No, il code dello Svinos. Devo arrivare là sopra, da là sotto a qua sotto. E praticamente dobbiamo arrivare a questo indirizzo che mi sono scritto qua, eccolo qua, che c'è l'appartamento, questo qui, vabbè, insomma, da un appartamento numero 6. Ragazzi, ci vediamo adesso, faccio un giro con la macchina. Appena arrivato, però non sono arrivato in hotel, sono arrivato a un punto dove si possono fare le fotografie, perché sappiate che qua ci sono dei punti appositi dove si possono fare le fotografie. E essendo appena arrivato, non è la prima scena che vedrete questa. Intanto dietro non vedete niente, però davanti comunque avete tutto il panorama fantastico, perché è una cosa fantastica. Vedete, anzi, vi punto proprio la camera, vediamo un po'. Ecco. Cioè, raga, rendiamoci conto di che cos'è. E non avete visto niente, 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 niente. E il tanque, siamo nel tanque, mancheranno più o meno una decina di chilometri ai COD dello Spinos. Quindi ci siamo quasi, dai. Non manca tanto, guardate intanto lo spettacolo. Qui sotto c'è il mare, ovviamente, sì. E questo è, ragazzi, eccoci qua, sono arrivato al mio, praticamente sono arrivato all'appartamento, ho già fatto tutto, soltanto che c'è un problema, che devo ritornare alle 15, perché appunto è disponibile dalle 15, perché prima stavano finendo ancora dei piccoli lavori. Però comunque, dai, niente, sto andando giù a trovare il Mercadona e qualcosa da mangiare. Guardate intanto che vedo una palma gigante e il mare giù in fondo, fantastico. Adesso allora cerchiamo il Mercadona per fare spesa, perché appunto dobbiamo mangiare. Vabbè, no, a mangiare ci vado adesso da qualche parte, perché ho fame. Però il Mercadona fa spesa, ovviamente, quindi così abbiamo tempo, aperto tempo, e ciao a tutti. Allora, ragazzi, ci siamo, ho trovato parcheggio e siamo in giro. Allora, quello che vi raccomando a tutti, se venite a Tenerife, in Spagna in generale, dovete fare spesa al supermercato, che si chiama il Mercadona. Allora, perché praticamente c'è i prezzi bassi, non è una multinazionale, è spagnola. Commerciale. Centro commerciale con il Mercadona. Sono stanchissimo, ho fame e voglio andare a mangiare qualcosa. Ho visto qualche ristorantino qua, tipo qua a destra, fuori dal centro commerciale. C'ho veramente fame e poi vado a fa spesa, e così adesso sono
Abbiamo l'ora, sono le 14.09, quindi calcoliamo un'ora indietro, sono le 13.09, io tra 2 ore devo stare all'appartamento, quindi credo che mangio, faccio spesa, un bilog al drago, poi basta, non so, vediamo. Intanto cerchiamo qualcosa da mangiare. Boh, vabbè. Ah, andiamo al ristorante asiatico oggi. Ristorante asiatico? Boh. Che facciamo? O ristorante asiatico oppure niente. Ragazzi, ho fame e voglio mangiare, quindi cioè, oggi asiatico, dai, facciamo così. Allora, penso mi prendo sempre quelle cose, tipo involti di primavera, ravioli alla griglia, oppure addirittura ci sono i ravioli misti al vapore. E poi credo che prenderò un primo. Credo un primo, poi se mi va un secondo. Allora ragazzi, io mi sono sfornato all'asiatico, al ristorante asiatico. Ovviamente ho speso 23 euro mangiando un maiale e bevendo altrettanto. E vabbè, sono solo comunque. E adesso andiamo a Mercadona con lucidità, con molta lucidità, anche se ho dormito 2 ore stanotte, qui è dalle 4:30 che sto sveglio. Sono le 2:30 del pomeriggio. Però andiamo a far spesa al Mercadona adesso. E poi andiamo al Drago. Allora, abbiamo mangiato al cinese, all'asiatico anzi. Abbiamo mangiato un sacco di roba. E adesso stiamo andando al Drago. Perché sto andando al Drago? Stiamo andando perché sempre la telecamera mi fa compagnia. Grazie telecamera per avermi fatto compagnia. Per avermi fatto compagnia, no, per farmi compagnia sempre. Comunque, andiamo al Drago, andiamo a vedere il nostro amico millenario. E niente, davanti a me c'è il ristorante Carmen, dove sono stato la prima volta e sono venuto qua. Praticamente ho mangiato tipo minestre con l'aglio, cose un po' strane. Ecco qua. Aia, c'ho qualche spino sul dito, non mi fa male. Ristorante Carmen. E ora qui ci sono i bagni pubblici anche. Andiamo verso il Drago, ragazzi. È il mariposario del Drago che si paga per andare dentro il mariposario. Ai bagni pubblici, eccoli qua i bagni pubblici. E saliamo a sinistra o a destra? A destra saliamo perché a destra che sta il Drago, non sta a sinistra. Qua al centro che dovrebbe essere una piattaformina, insomma, di quella tipo, vabbè, insomma, abbiamo capito. No, non avete capito, però. Comunque, continuiamo a salire. Andiamo di qua. Si sente poco l'audio, scusate. Cercherò di prendere qualche aggeggio per far funzionare bene il microfono perché fa schifo. Ah, ecco la piattaforma che vi dicevo, che non è una piattaforma, ma è l'archetto. Gli alberi dietro questa iglesia, questa cattedrale, va bene, una chiesetta, sì, non vedo più niente, questi alberi tutti, guardate che radici, fantastiche, qui, i giardinetti murati, guardate che radice, sembra un sasso, in pratica. Attenzione ragazzi, la telecamera è in basso perché dovete salutare dal vivo il nostro amico Drago, l'albero millenario. Vi presento il Drago millenario. Wow. Ecco qua il Drago millenario, ragazzi, forse non si vede tantissimo con questa macchinetta, però mercatino locale con opere fatto in mano, bellissimo, ancora il Drago, ecco, da qui si ammira molto meglio, perché da qui si vede dalla base, forse non si nota tanto, ma cercherò di fare qualcosa con, che c'ho
un selfie col drago qua. E a tanti anni, fategli gli auguri, mi raccomando. Qui sono tutti i prodotti fatti a mano, vediamo. E fantastico, ragazzi. Guardate, è un bianco favoloso su queste, su questo scorrimano, come cacchio si chiama. Comunque, raga, questa degustazione gratuita di vino e liquori. Tanto già ho bevuto io, no? Un altro bicchierino non me lo farei quasi quasi. Ah, ecco la piattaforma con l'altra. Aspetta, passo da una cosa all'altra. E poi c'è un altro albero. Cioè, sono tanti alberi, centenari, millenari. Però questa è quell'altra che volevo far vedere in pratica, che sarebbe, non so come spiegarlo, una piattaforma di quelle, piattaforma con tettina, tipo quella, tipo quella che abbiamo visto, non mi sono dislessico temporaneamente, ho mangiato e bevuto tanto. Guardate, questa è quella che dicevo, sta cosetta così, guardate qui che figo, fighissimo. È fighissimo proprio, sto coso tipo giungla, no? E non so cos'è, però è fantastico. È favoloso. È favoloso, raga. È favoloso e io direi di andare a degustare i nostri liquori. Magari ne compro un altro, io ce l'ho a casa, uno del drago. Allora, ho preso... Raga, sto fuori di capoccia proprio. Ho bevuto un po' troppo, perché mi hanno fatto degustare roba. E ho preso un, vabbè, non si vede adesso, però è un liquore, cioè no, è un vino mischiato, praticamente è il platano, quindi la banana, fatta fermentare col vino. È una cosa fantastica, cioè sa di vino e sa un po' di banana, una cosa particolare che non so se piacerà a tanti di voi, però a me piace particolarmente. Comunque, oltre alla stanchezza, ho bevuto abbastanza, quindi diciamo che è ora di andare al Mercadona a fare spesa. Quindi andiamo al Mercadona, andiamo, perché parlo sempre il plurale, sono da solo. Vado al Mercadona a fare spesa, poi vado all'appartamento. Quindi chiuderò qui la giornata di oggi, anche perché non penso andrò da qualche altra parte. Se ci andrò la posterò forse domani, se riesco. Vediamo un po' come faccio. Non so quando uscirà sto video, perché non so la connessione a internet, non so niente. Come reagisce il mio tablet al software di editing video. E nel frattempo, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento a un altro giorno. Finalmente sono tornato da far spesa. Ce la faccio più di sotto, sono sudato. Oggi è stata una giornata proprio faticante, infatti vedete pure la panza che si è sgonfiata un po', eh? Vedete, si nota un po'. Vabbè, detto questo io volevo vedere l'appartamento, raga. Allora partiamo da fuori, va, di fuori, qui c'è stato niente. No. Partiamo da di fuori perché è fantastico. Non si apre più, davvero. Questa è la porta di appartamento. Poi si va giù. Sì, raga. E poi c'è la reception. Questo per esterno altri. Ok, siamo a casa. Ok, allora, questa 5 litri di mascolo tutta. Queste qui ho portato tutte queste buste pesanti, con le bibite dentro.
Coca-Cola, birre. Mi sono fatto 50 metri di salita ripida al 10%. Allora, quindi questo qui avete visto lo specchio, questa è la televisione, col divanetto non è The Brothers, però i casting ci posso fare. Allora, poi qui ovviamente fornelli a induzione, fantastici, mi piacciono tanto, il lavandino, il microonde, guardate che figo, guardate che frigo, stupido. Questa è la mia camera, io dormirò qui. Adesso praticamente, vedi, hanno già preparato per la mia mensola. Stanno i cadaveri qua dentro. Poi ci sta il bagno, che ovviamente non c'è il bidet, però porco dio, che bagno, raga, che bagno fantastico. Ah, con lo scaldabagno, cazzo, no, lo scaldabagno no, però raga, oh, guarda i saponi là dentro, oh, ci sta. E poi qua, cioè, vuoi fumarmi tipo una sigaretta, ma non c'ho. Devo prendere in borsa il tabacco. Raga, io però ci vi saluto perché ce la faccio più veramente. Sono proprio stremato. Ci si vede. Ci si vede l'altro giorno, domani. Provo a montare sto video e a caricarlo, mi sa che non ci riesco. Oggi perché wifi non l'ho trovato. Quindi probabilmente ve lo devo chiedere, non ci sta. Tra un po' scendo giù e vedo. Se c'è, riesco a caricarlo, se no niente. Hasta luego.